corri! Quello è fallo, quello è fallo. Può tentare il cross, quello del Benevento. Attenzione, ci prova! E c'è la rete, passa in vantaggio quando manca poco alla fine. Porco di... Ma perché? Perché questo allenatore di merda? Perché? Mi ha tolto e abbiamo perso. Palermo Ternana, altra partita di Serie B. Ci attende un match. Me ne devo andare da solo in velocità, ho capito, dai. Non è impossibile farli giocare anche a loro. Con il pallone. Devo fare tutto da solo io qua, devo fare tutto da solo. È impossibile fare tutto da solo, non ci sono le energie adatte. Vediamo se fai gol. Ha squadrato una parata super qui per salvare la squadra. Se l'ha fatta parare. Queste occasioni di solito si tramutano in gol, Pier. Stavolta però il portiere ha avuto la meglio. C'è la Ternana che spazza, ma c'è il giocatore del Palermo che recupera palla, ci sono io qua. Vabbè. Palla in out, sarà rimessa dal fondo. Ma che giocatore della Ternana stava per perdere palla e se ne pente. Riflettori puntati su di lui per questo match, è un giocatore che può fare sicuramente la differenza quando è in giornata. Ha il gol nel sangue, Pier, con la capacità... Si uccidono tra di loro, sta succedendo l'impossibile, sta succedendo l'impossibile, raga, si sono uccisi tra di loro. Mi manca solo lui da saltare, lo salto, ci posso provare, rete 1-0. Chi voleva questo gol? Chi voleva? Vediamo subito di farne un altro e non di fare sempre la stessa fine che abbiamo sempre fatto. Ci prova, 2-0 subito, immediatamente. Ovviamente comincia a farci sentire la stanchezza, però li salto tutti. Ci provo, 3-0. Ne ho saltati 4. Posso provarci, 4-0. Partita chiusa completamente. Ormai non ci sta più niente da fare. Provo a saltarli tutti, ci riesco, ma è una cosa incredibile, ci provo. C'è la parata questa volta. Ma come li ho saltati? Niente da fare. Finisce il primo tempo, 4-0, raga, 4-0. Palumbo si vola verso la porta. E va dentro. C'è il gol della Ternana, così, random, 4-1. Non riesce a liberare su questa cross. Prova in acrobazia. Stavo per regalare un gol alla Ternana. Ed è proprio un autogol. E la grande festa, squadra di mamma. Partono gli autogol qui. 4-2. Ma è possibile, porta Anna la Madonna. Recuperiamo palla, vediamo se riusciamo a saltarli, vediamo che cosa succede adesso. Sono troppi tutti su di noi, però li saltiamo, attenzione, li saltiamo, ci accendiamo, possiamo tirare, rete, 5-2. Abbiamo richiuso la partita. La Ternana sembra non volersi arrendere mai. Attenzione perché stava per rischiare bruttissimo. In contropiede. La difesa non prende la palla, incredibile, ci può provare. C'è il portiere. Possiamo ripartire noi in contropiede se non sbagliamo il passaggio. Vediamo che cosa succede. Avanza. Passa indietro ancora. Uomo libero. Uomo libero al centro. Cross in mezzo di testa. Rete. 6-2. Azione bellissima. Possono ancora farlo. Attenzione, ci fa saltare come un albero di pero. Prendiamo un gol assurdo. Ci ha fatto saltare come un pero, come un banano. Una minchia morta in piedi si è fatto saltare. È l'entità del recupero. Ma il portiere dove cazzo va? No, per sapere, no, vatti a prendere un caffè al bar, cioè, fammi sapere se torni. Finisce qui 6-3, ragazzi. Raga, la classifica è questa attualmente. Siamo al secondo posto, risuperiamo di nuovo il Benevento. Siamo a meno 9 punti dal Parma. Ogni live andiamo sempre a aumentare i punti del Parma.
aumentare i punti di distanza, anziché restringerli i punti di distanza, li aumentiamo. Se sono contenti loro così, va bene. Partita in campionato contro il Venezia. Qui dobbiamo vincere per forza perché abbiamo già perso abbastanza punti, ovviamente in campionato. Lo salta, io sono in mezzo, ok, posso provare il passaggio, può provare il tiro, rete, subito, al quarto minuto, immediatamente abbiamo segnato. Attenzione perché Venezia attacca senza paure, senza stress e senza niente, la difesa c'è. Arriva il fischio dell'arbitro ed è rigore. L'ha presa con le mani sto coglione. Come cazzo si fa ad essere così deficienti? Risultato che potrebbe tornare in parità. Freddissimo dal dischetto. Vediamo se riusciamo a ripartire. Vai! Bellissimo! Bellissima questa azione! Sì! Ancora continua, tira! No! No! Era tutto Pallone perfetto! spazzato Era via. tutto perfetto, ci posso Sentiamo provare, troppo conclusione. debole, deviato. Era un'azione perfetta quella, Fischia finisce il primo l'arbitro, si tempo chiude così, quindi il primo 1-1. tempo. Doveva finire 2-1 questo primo tempo, doveva finire. Ci sono comunque, ci Bene, sono, se ne può andare perfetto, adesso. perfetto, ci posso provare davvero questa volta in Palla di rete. rete e rimettono la prezza e la 2 a seconda 1 e palla. lo dobbiamo tenere questa volta. Attenzione a Venezia perché ci prova ad attaccare. Capisce Però troppo noi di possiamo persone, ripartire, altrimenti possiamo avrebbe fatto. ripartire, eccolo, lo vedo. Prova a smarcarti, bravissimo. Vai, vai che ci sono, vai che ci sono. Ma che cazzo di passaggio fai così? Non è possibile, non è possibile una cosa del Iaia. genere. Si è capito a chi volesse dare. Oh, il portiere, Madonna. Chissà che non mi incazza, Se vinciamo questa partita Capisce la tutto e vinciamo riconquista proprio non palla. so come, con una grazia di Dio la vinciamo questa partita. Può andare al tiro. È arrivata la rete che consente di riacciuffare la Ve parità. l'avevo detto io che ci voleva la grazia di Gesù Cristo qua. Palla Vai che intercettata ancora alla c'è traiettoria un'altra del passaggio. possibilità. Evita Sì, lo l'andata in salto rete. così. E ci sarà dunque calcio di Niente da punizione fare. da ottima posizione. Se me la Arriva la passi forse io riesco a sostituzione. fare qualcosa. Attacco che si fa interessante. Ma perché? Perché? Non capisco, io non Fischia capisco, l'arbitro, non fra il capisco cascolo queste sta cose. perché, che hanno dato Siamo tutto, dovuti è stato un andare a pareggio divertente. pareggiarla questa Partita partita. Proviamo sicuramente piacevole. a vincere almeno questa contro il Regina. Vediamo che cosa succede. Ma se giochiamo così, veramente la Serie B ce la sogniamo. Pubblico delle grandi occasioni quest'oggi, come si conviene a un appuntamento così importante.